Siamo con capitan Marco Colombo, è appena finita la partita della prima squadra, Sporting Milano 3 85, Nuova Pallacanestro Vigevano 70. Marco, dunque, un'altra vittoria per Basilio, si chiude il 2015 nel migliore dei modi, un più 15 finale, più 22, anche a un certo punto, poi loro sono tornati a più 8. Il tiro da 3, addirittura per andare a meno 5, la reazione, ma ti chiedo cosa poi nel finale ti ha permesso di rimanere lucido e portare a casa questa gara. Ma siamo stati bravi a non continuare. Abbiamo fatto i primi 5 minuti dell'ultimo quarto un po' a caso, un po' tornando a giocare solo uno contro uno, solo isolamenti. E abbiamo giocato invece i 30 minuti precedenti bene di squadra, passaggi, extra pass, che ci ha portato appunto fino a più 20. Poi nell'ultimo quarto, anche per il loro pubblico, le loro canzoni erano assordanti, quindi abbiamo tenuto un po' il recupero, ma quando c'è stato bisogno di segnare, abbiamo fatto una buona azione e siamo andati a canestro. Ti chiedo, visto che appunto come dicevamo si chiude il 2015, un bilancio del fatto che comunque con questa vittoria ci confermiamo al terzo posto contro una squadra che era poco dietro di noi in classifica. Sì, è stata una vittoria importante. Erano meno due, rischiavamo di essere agganciati e superati per gli scontri diretti. Abbiamo fatto una gran partita con le palle, il bilancio è positivo. Abbiamo fatto, forse tranne la prima partita con Pizzichettone, è stata la prima, un po' di ambientamento, un po' per tutti, squadra nuova, però abbiamo fatto una prima parte di stagione molto buona, dai. Ora c'è un bel 15 giorni più o meno di pausa, poi si ripartirà col derby contro Opera, una partita particolare. L'augurio poi chiaramente quello di ripartire al meglio già con il 2016, con la prima partita. Sì, la partita è particolare, 15 giorni di pausa. No, perché tanto noi la prepariamo, rimaniamo concentrati anche tutte le vacanze, siamo qui in palestra, non c'è spazio per deconcentrarci, perché non solo è la prima partita dell'anno, quindi bisogna partire bene. E Opera, c'è mio fratello che gioca lì, quindi derby in famiglia, però è una partita importante, loro sono a meno 4, dipende poi cosa faranno domani, e tocca vincere per cominciare bene l'anno. Assolutamente così. Ultima cosa che ti chiedo in qualità anche di capitano, gli auguri di Natale, visto che tra qualche giorno ci siamo ormai. Auguri, buon anno, buon Natale, buone feste da parte di tutta la squadra e grazie per venirci a vedere e sostenerci ogni volta. Allora, siamo qui con coach Pugliese, allenatore di Milano 3, al termine della partita vinta con Vigevano. Un suo commento sulla partita. Siamo molto contenti, per noi era uno scontro diretto importante contro un avversario che sicuramente ha qualche problema fisico, però per noi era importante riuscire a distanziare di 4 punti in classifica. Nel primo tempo abbiamo fatto tanto canestro e questo sicuramente ci ha aiutato, perché fare 53 punti in un tempo è davvero tanto, è davvero tanto. Però penso che siamo stati bravi anche nella ripresa, quando abbiamo segnato molto di meno, solo 32 alla fine, a reggere l'urto, perché poi era normale, era fisiologico, dicevano riuscisse a rientrare nella partita, e siamo stati bravi comunque a tenerli sempre con una distanza al massimo che vigevano, al minimo di 8 punti, che è sempre stata una distanza di sicurezza. Sono davvero contento, adesso possiamo fare un Natale tranquillo, sapendo bene che poi nel 2016 si riparte subito. Perfetto, grazie mille, buon Natale. Altrettanto.